amore, è giusto che io porti la gioia, perché io ho incontrato la gioia e quindi è giusto che io la porti anche a chi incontro. E quindi spero che possiate tutti uscire stasera da quella porta gioiosi, carichi. Vedevo qua dei ragazzi, sai, i ragazzi sono sempre un po' stanchi così, ma mi auguro che anche loro usciranno da qui saltellando felici e contenti, perché la vita è bella, perché la vita vale la pena viverla, no, fino in fondo. Anche se spesso è piena di problemi, piena di ostacoli, soprattutto parlo con i giovani, non è semplice, soprattutto una parte nella fase dell'adolescenza, quando di solito ci si trova in mezzo a tanti problemi, dice, ma la vita, e allora si cade in strade sbagliate, ci si imbocca in strade sbagliate. Ma in realtà c'è sempre una luce in fondo, visto che siamo a Natale, c'è sempre quella stella lì che brilla, non brilla solo a Natale, brilla tutto l'anno, però bisogna solo ricordarci che c'è sempre questa luce che brilla davanti a noi. E il prossimo brano che vi propongo parla proprio di questo. Io canto in inglese perché mi piace, perché diciamo anche per comunicare, cioè la lingua generale per comunicare un po' a tutto il mondo, visto che comunque questo messaggio, diciamo, appunto è arrivato a tutto il mondo. Io sono un piccolo strumento nelle mani del Signore e Lui ha fatto cose grandi con me. Ecco, voglio testimoniarvi questa cosa stasera, perché realmente tante volte se gli diamo un po' di fiducia a Lui, Lui riesce a fare cose meravigliose nella nostra vita. Io ne sono la prova perché ho vissuto proprio questo nella mia vita. E quindi voglio proprio con il prossimo brano augurarvi di sorridere sempre, perché la vita è bella. Quindi sorridete sempre e siate contenti, soprattutto adesso, perché è Natale, a maggior ragione. Before you close the curtain, there's still a
succedono delle cose strane, no? Tipo, oh, le nuvolette, tutto sembra tutto bello, tutto fantastico, no? Ma poi l'amore è pure concretezza, no? L'amore ci riempie completamente il cuore, completamente. Ma l'amore è anche quando ci sono le tempeste, le difficoltà, no? A messa non ci vado perché io ho bisogno di capire perché ci devo andare. È inutile che mi dice vai a messa, non ci voglio andare. E quindi allora mi sono allontanata perché avevo bisogno di capire il perché, cioè per cosa significava quello andare a messa, no? Non volevo che fosse soltanto un'imposizione. E allora mi sono, in questa fase di ribellione, mi sono soltanto dedicata al canto. Era veramente l'unico motivo della mia vita. Ed è stato cantando che un giorno, dopo una serie di anni, tra i 14 e i 18 anni, tutta questa fase di ribellione, intorno ai 18 anni è arrivato un musical. È il sogno della mia vita, no? Sognare era la cosa più bella che potevo fare, ballare, cantare. Solo che però sto musical raccontava la storia delle suore. All'inizio ho detto, no, io non posso fare la suora, cioè non è possibile, non posso accettare questo ruolo. Vabbè, alla fine però ho detto, cioè, ma che mi interessa, cioè non è che una cosa che mi interessa, alla fine è un modo per espormi. E allora ho iniziato questa avventura. Ho interpretato Suor Rosa, che è la fondatrice della Congregazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, delle quali, insomma, della cui famiglia faccio parte, e questo personaggio di volta in volta, ogni volta che salivo sul palco, mi toccava il cuore. Non so cosa faceva, ma scuoteva ogni volta, entrava profondamente nel mio cuore. E allora, cioè, cominciavo a farmi delle domande del tipo, ma io suora, ma perché sto pensando a questa cosa? Perché questo personaggio andava da altre ragazze, diceva, tu, come ti chiami? Elena. Era così sfacciata, diceva, Elena, avresti il coraggio di lasciare tutto per donare la tua vita a Cristo? Quindi ogni volta che io recitavo queste parole, sentivo che Suor Rosa le diceva a me, Cristina, avresti questo coraggio? Quindi, insomma, è iniziata una fase un po' critica, una fase di discernimento, di grandi perché nella mia vita. Non mi ero mai posta qual è il senso della mia vita, cioè non mi ero mai posta questa domanda. E così, insomma, è iniziato questo periodo così, ma per dirvi, il Signore mi ha chiamato sul palco mentre cantavo, ballavo e recitavo. Questo è vero che il Signore ci conosce e sa come chiamarci a sé, perché Lui, cioè, se non mi voleva cantando, ballando, non mi chiamava così, invece mi ha chiamato così. E questa è la prova che Lui ci conosce veramente da sempre e sa realmente come prenderci. Dobbiamo essere noi, solo un po' più metterci in ascolto della Sua voce e lasciarci guidare con fiducia.